Salve amici, pronto come sempre a rispondere alle vostre domande. Oggi accontenterò tutti coloro che mi hanno chiesto se qui alla Sterrenas si trovano scuole di ballo. Ma dico io, siamo in Repubblica Dominicana, la patria della baciata. Secondo voi non ci sono professionisti del settore? Venite con me e vi accontenterò. Amici, sono qui con la mia amica Chiara, titolare del Camelot Cultural Center. Chiara, ci vuoi dire come è nata l'idea, il progetto? Insomma, parlaci un po' del centro. Il centro è nato da un'idea di un mio amico per un centro culturale e insieme a mio marito per il discorso delle attività culturali, quali il ballo, la musica. È anche un centro ricreativo, ci sono bambini, si creano attività, eventi. In particolare di attività di ballo. Chiara, che attività di ballo possiamo fare qui al Camelot Cultural Center? Abbiamo maestri di danze caraibiche, maestri di balli latinoamericani, abbiamo insegnanti di danza classica e di pop e varie attività, ballo fitness, come la zumba, la movida dance. Possiamo fare altre attività a richiesta, abbiamo attività al ginnasio di pilates, di yoga, e altre attività come danza del ventre, balli orientali. Abbiamo un servizio medico per la misurazione del peso corporeo, della massa muscolare, per le attività del centro, del ginnasio. E niente, stiamo estendendo ancora ad altre attività. Quindi un centro a 360 gradi, si parte dal ballo, si va con il fitness, il benessere e poi con relax, con i massaggi e poi abbiamo anche il supporto di un medico. Quindi più che un centro è una città alla fine. Esatto, Camelot era un castello, mi piace la filosofia, è nato così e quindi il personale che lavora qui è tutto preparato, organizzato e sta crescendo. C'è il Rare 2, c'è Ginevra, è in un clima bellissimo, caraibico, con persone stupende, con un sacco di turisti di tutte le nazionalità, tutti i giorni. Di notte facciamo attività di ballo sociale qui in Camelot o in altri locali, attività di degustazione cibo tipico dominicano. Quindi in pratica ci si allena, si impara a ballare, ci si diverte, si mangia, insomma si fa tutto. Dobbiamo solo, amici, andare a vedere di cosa ci sta parlando Chiara. Andiamo. Per i più piccini l'hip hop, un'attività che anche in Italia sta andando molto di moda. Meglio inculcare la passione dello sport da piccoli che quando si è grandi. Compagnia di Waylon, presidente del Camelot Cultural Center, nonché istruttore di salsa, bachata e merengue. Parliamoci chiaro, Waylon, quando qualcuno viene qui in Repubblica Dominicana deve saper ballare, perché sennò è possibile che lo buttano fuori dal paese se non sa ballare salsa, bachata, merengue. Quindi la domanda che voglio farti è: tu riusciresti a insegnare a ballare, non dico come un ballerino professionista, ma giusto per divertirsi, anche una persona come me che sono assolutamente una mazza di scopa? Sì, come no, certo, tutti abbiamo le dote per imparare a ballare, solamente dobbiamo, come qualsiasi altra cosa, impararla, andare a scuola, come tutta la vita, no? Allora ballare si può ballare, e si viene qua, certo che è ancora più facile per noi, perché qua dappertutto abbiamo la musica, abbiamo gente che balla. Dietro di me
vedo che c'hai una lezione di gruppo, però mi interessa sapere, fai anche lezioni private per le persone che magari vogliono apprendere più velocemente il ballo? Sì, ecco, noi abbiamo lezioni di gruppo, private e di coppia. La lezione di gruppo sempre la usano quando sono in famiglia, amici che si trovano, così. Poi le private, quelli che vanno più sul serio e vogliono imparare più velocemente, hai capito? Io so che tu sei istruttore di ballo, quindi salsa, bachata, merengue, però so che sei accompagnato qui anche da altri istruttori. Oggi io il corso con chi lo vado a fare? Sì, oggi facciamo il corso con la nostra ballerina principale, la nostra maestra principale, Carolina González, la sensual. Niente, troppo brava. Quindi riuscirà a fare questo miracolo, riuscirà a farmi ballare? Riesce, se no ti buttiamo via, vai via del paese. Ascolta, giusto per chiudere il quadro, una volta che uno prende lezioni di ballo, so che voi fate anche animazione nei locali, che è molto importante perché così la gente non balla sempre con le stesse persone, ma impara a ballare anche con le altre. Certo, perché ai clienti noi le diciamo sempre, a scuola non si impara a ballare, hai capito? Si impara fuori da scuola, la discoteca, i posti di balli. Allora noi tutti i giorni abbiamo in diversi posti le animazioni e lì portiamo i clienti a ballare. Ok, perfetto. Io, amici, adesso come sempre faccio da cavia, però molto volentieri in questo caso, e vado a prendere la mia lezione di bachata in questo caso. Bachata. Amici, mi sento carichissimo. Questa sera seguite l'animazione Rivera, cioè quella del Camelot Cultural Center, e me in uno dei tanti locali dove fanno animazione. Venite! Noce Dominicana, ritmo latino, animazione Rivera. È arrivato il momento di mettere in pratica quello che ho imparato. Andiamo! Si ahora tengo que pagar doblemente por mi error. Allá la quiero, a ti te amo, pero ambas se enteraron, se enojaron conmigo y las dos me han dejado. Sin ella y sin ti me he quedado por estar jugando con el amor. Estoy sufriendo doblemente la desilusión
de vivir sin tu cariño y sin su amor. Sin ella y sin ti, desesperado ya no aguanto esta situación. Ay, ya la quiero, a ti te amo y las perdí a las dos. Doble tristeza, doble pena y doble adiós. Sin ella y sin ti. Sin ella y sin ti. Ay, no, no, no. Sin ella y sin ti, me he quedado por estar jugando con el amor. Estoy pagando doblemente la desilusión de vivir sin tu cariño y sin su amor. Sin ella y sin ti, desesperado ya no aguanto esta situación. Ay, yo la quiero, a ti te amo y las perdí a las dos. Doble tristeza. Ragazzi, non provare ad apprendere i balli caraibici significa precludersi il 50% delle possibilità di divertimento. Mi raccomando, provate, provate, provate e vi divertirete sicuramente. Vai!